Notaio, astuzia e core. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno. Buon appetito a tutti, eh. Ciao, buongiorno Ferretti. Ricky. Buongiorno Mimmo. Come stai, Ricky? Ah, oggi mi proprio a pallettoni, eh. A fiabba? Sì. Senti, affiata. Mimmo, senti che fa. Buongiorno Mimmo, parere da zero davvero, eh. Grande! Sapete che gli va l'acqua per l'orto. Allora. Scusa Mimmo, ma mica per te ci mancherebbe. Torino, dai. Una botta di cocorito proprio. Ma proprio un assaggino. Ah, quindi tu stai dicendo che ecco, Mimmo c'ha un po' di peperina. No, 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 no Mimmo, ma peperina, mo che c'entra? La peperina con una botta Mimmo di lo sa che quando l'acqua per l'orto è una cosa che ci vuole. Più Borriello. A Borriello. A Borriello. Vabbè. Ferretti, dica cosa cambia. Sto facendo come si cambia per non morire. Per non morire, cambiami. Questa è la canzone che sta intonando Rodolfo Garcia in questi minuti, eh? Sì, dai, perché, no? Ma tu, Mimmo, ma chance che possa cambiare addirittura sistema di gioco? Ci può, no, ci può stare? Per carità, no, nel senso, il 4 dietro, vabbè. Guarda, ieri avevamo già cominciato questo discorso. Credo che insomma se ne parlerà per un parecchio po' tempo, almeno sì, fino alla immediata vigilia della partita di Udine. Le opzioni non mancano, resta da capire come vorrà assortire questo tridente d'attacco. Mi sembra che il punto sia semplicemente quello. Tolto Totti, tolto anche Gervinho, ieri mettevamo molti sé dubitativi, ma insomma credo che le possibilità che Gervinho possa giocare domenica a Udine siano veramente poche, pochissime, quasi nulle. Restano Borriello, resta Ljajic, resta Florenzi, resta Caprari, resta Marchigno, insomma in qualche modo poi la squadra la puoi aggiustare. È chiaro che l'assenza di, io parlo di Totti soprattutto, Gervinho capirà, è chiaro che è un'assenza che pesa moltissimo, però io spero che il fatto di sapere di andare a giocare una partita delicata su un terreno che insomma non è mai semplice, non è mai stato semplice storicamente per la Roma, senza il proprio giocatore più rappresentativo, possa, e lo spero questo, possa dare alla squadra qualcosa in più sul piano delle motivazioni. Non so se riesco a spiegarmi, cioè nel momento in cui tu vai bella caruccia tutta pettinata al completo Udine, puoi anche pensare di andarci con un filo di presunzione, no? Magari questa è una squadra che fino a questo momento non l'ha mai dimostrata questa presunzione, però dover andare a Udine senza Totti e anche probabilmente al 99,9% senza Gervinho potrebbe in qualche maniera regalare alla squadra delle come posso dire, degli stimoli, delle preoccupazioni, delle concentrazioni, aiutami Riccardi, sì, cioè che tu non avresti avuto nel caso in cui tu avessi avuto tutti a disposizione, giusto? Sì, beh, allora noi dobbiamo cercare di cogliere tutti i segnali che potrebbero rivelarsi positivi da una situazione che è sicuramente negativa, sicuramente negativa. Allora io, Davide, tu me lo consentirai, no? Sì. Vorrei ricominciare anche oggi a chiamare il gol di Borriello. Cioè che ci siamo? No, no, ma c'ha ragione. Queste sono cose serie, oh, no, mica no, ma sono serissime. Cioè, qui in qualche maniera qualche cosa tocca farla. Allora innanzitutto cominciamo a chiamare tutti il gol di Borriello, e questa mi sembra una cosa, no, che ci può anche stare. Poi devi cominciare a pensare che lo stesso Borriello, probabilmente investito di certe responsabilità, in qualche modo potrebbe eccetera eccetera. Lo stesso Ljajic che ha giocato poco, che l'altra domenica, venerdì glielo deva proprio il chiccherone, si vedeva quando è entrato eccetera eccetera. Insomma, dobbiamo cercare di sfruttare le cose che potrebbero rivelarsi positive da una situazione negativa. Questo è il punto. Fermo restando che la Roma credo che abbia lì davanti sufficienti mezzi per poter reggere botta. Io penso che se Gervinho non gioca contro l'Udinese, poi contro il Chievo dovrebbe giocare, insomma non mi sembra, se è soltanto una contusione, a meno che poi oggi non ci sia un altro accertamenti, speriamo ovviamente di no. Certo. Che non dimostreranno cose un pochino più grave, ma insomma una contusione, un carcio, una vecchietta, una botta, un ematoma, fa come te pare, però poi lì guarisce. Insomma, noi dobbiamo sforzarci tutti di trovare qualcosa che possa rivelarsi positivo in una situazione che è sicuramente negativa. Riccardo, dimmi la tua. No, va bene, allora passiamo. No, ce l'ho. Perché costretto, però io ti dico questa cosa perché ne avrei fatta a meno. La definitiva consapevolezza che Pjanic si prende in mano la Roma. Sì.
sì, se la devono prendere in mano parecchi, insomma, nel senso che assolutamente sì, visto che non esiste proprio al mondo un vice Totti e che Pjanic non potrebbe, esatto, essere mai il vice Totti, costretto, sì, a dover fare questa scelta, Pjanic diventa proprio non il vice Totti ma l'uomo squadra di questa. Guarda, la foto. Allora, caro dottor Galopera, sì, venerdì scorso in occasione della partita Roma-Napoli, Totti, finché è rimasto in campo, giocava da centravanti e il Totti venerdì lo faceva Pjanic. Tu vatti a rivedere la partita, mm-hmm, anzi l'avrei rivista sicuramente, sì, è un modo di dire questo, vatti a rivedere la partita, ma non c'è, è offensivo, ma figure, ma te che mi offendi, ma che no, dai, nel senso che Pjanic già contro il Napoli ha giocato alla Totti, non come Totti, perché il paragone Totti con altro ben viene proprio il mal di però era il fulcro del gioco, della creazione del gioco, il regista, facciamo il regista offensivo, sì, lo ha fatto Pjanic, sì. Allora, un conto però, con tutto il bene che posso volere a Borriello o chiunque giocherà a centravanti, un conto che Pjanic fa regista offensivo e davanti come punto di riferimento centrale c'è Totti, e un altro che Pjanic faccia quel lavoro lì, lo stesso lavoro, e davanti ce n'è un altro, ok? Quindi se Pjanic contro il Napoli ha fatto un primo tempo secondo me stratosferico, al di là del gol sul calcio di punizione, prima del calcio di punizione aveva fatto un primo tempo straordinario, devo pensare per forza di logica che magari un pochettino in questo suo lavoro l'abbia aiutato o l'abbia aiutata la presenza di Totti, giusto? Quindi sarà interessante scoprire come magari le cose andranno invece in casa dell'Udinese senza Totti lì davanti. Questo, Davide, poi è il discorso di sempre che stiamo facendo praticamente dall'inizio della stagione. Questa Roma è una Roma ancora tutta da scoprire, perché è una squadra fresca, giovane, minorenne, non so come dirla, bambina, che è nata da poco e che ancora va scoperta perché ha mille sfaccettature. Fino adesso ha fatto vedere la parte migliore di sé, cioè le vittorie, l'aver acquisito un'identità di squadra e di gioco, però noi non sappiamo ancora quali possono essere i limiti di questa squadra, e il test di Udine, quello che tu andrai ad affrontare senza Totti, sarà un test importantissimo per valutare ancora qualcosa in più di questa squadra. Io non ti dico che quando tu vai a fare queste analisi sono analisi che ti portano sempre a dei risultati positivi, però ti portano a dei risultati che possono essere magari anche negativi, sui quali però tu puoi lavorare, mi spiego? Non mi spiego. No, no, sì. Ah no, perché non sentivo. Ah, si chiamano domande retoriche quelle che fai. Ah, che tutto... allora faccio domande del cazzo. No, 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 nel senso, mi spiego, come non presuppone una risposta. Ah, no, ho vabbè. Certo che insomma, abbiamo finito, ditemi voi. Volete la formazione del primo tempo mia? No, però aspetta, non una cosa però. Io, Mimmo, qui credo che l'argomento sia non soltanto il fatto di cambiare gli uomini, Mimmo, no? Cioè, dici, vabbè, non c'è Totti, che è meglio, mette gli Aic a far Totti oppure mette Borja, eccetera, eccetera. Ma sì, è proprio il modo di interpretare attacco, perché con Totti abbiamo detto, Totti spesso fa il finto 9, innesca i contropiede o comunque gli spazi liberi per Florenzi e soprattutto per Gervinho, quindi fa questo momento venire incontro l'elastico del Gervinho, eccetera eccetera. Senza Totti, a meno che paradossalmente non ci avresti un Pjanic che fa quel tipo di lavoro, però Pjanic non c'ha fisicamente le caratteristiche per far finto che centravanti, no, non è uno che tiene botta, cioè Pjanic ci danno due stecche fatte bene, casca per terra e ci rimane. Totti è via da 20 anni, bene o male sa come prenderle, botta, ecco, diciamo quindi non è proprio la stessa cosa. Visto che non c'hai quel giocatore lì, a quel punto dici lo fa Borriello, ma con Borriello non ci avrebbe più senso secondo me avere il Gervinho Florenzi, quindi con Borriello no, centravanti, ma tu Gervinho non ce l'hai comunque, David, no, almeno per domenica leva domenica, io dico in generale, perché Totti purtroppo non salta solo domenica, io dico in generale, io sto facendo un discorso a medio termine. Se tu Garzia decidi che non gioca Totti, quindi gioca Borriello, e quel lavoro là non si può più fare, Mimmo, perlomeno pronti via. Poi non so se nel corso della partita questa cosa la puoi cambiare, sì. Cioè cambia proprio il modo diverso di stare in campo del tridente e di sviluppare il gioco offensivo. Dedico la formazione, la volete? Sentiamo. Quella del primo tempo, va, dico. Vai Riccardi, vediamo se hai studiato. Allora i quattro sono quelli, Maicon, Balzaretti, no? Castan, Benatia. Ok. Centrocampo faccio un cambietto e metto Strottmann e De Rossi quasi vicini, nel senso che poi invece di fare 4-1 faccio 4-2. Ci siete? Ok. Senti che cosa mi invento là davanti. Donne. Quella del primo tempo, Sì. Florenzi a destra, quindi faccio 4-2-3-1. Florenzi a destra, Pjanic
in mezzo, in mezzo. Borriello punta e a sinistra Marchigno, Giorgio, no, Dodò. Ma vai via, un balletto, va. No, senti, fascia sinistra Balzaretti Dodò, catena di sinistra Balzaretti Dodò al primo tempo. Io scendo in campo, la cosa così. Che Mimmo, la cosa che fa, la riflessione che facciamo, se mi mette i Marchigno, sai che quasi quasi stava a bocca. Mimmo, tra l'altro, sono d'accordo con te, ma Marchigno secondo me lo stiamo sottovalutando, ma può essere una chance. Però Mimmo, ogni volta che parte da inizio, però vale pure per gli Aici, vale pure per gli Aici, per quello che abbiamo visto fino adesso. Però Mimmo, una cosa ti volevo dire. Dica. Se giocano Florenzi, Borriello e gli Aici, poi non c'è più cambi. Esatto. Cioè c'è Caprari. Sì, insomma, con tutto rispetto, no? Però non c'è più cambi di un certo livello, no? Questa pure è una cosa che un allenatore. No, ma infatti io penso che difficilmente, se tu vai via di questo ragionamento, difficilmente all'inizio trovi insieme gli Aici e Borriello, perché uno te lo devi tenere, o giochi in una maniera completamente diversa. Però in questo 4-2-3-1 che proponeva il professor Galoppini, più che Dodò lì sta bene Marchigno, perché ha altre caratteristiche che più si adattano per un 4-2-3-1 di quella siffatta maniera, come si dice in gergo, no? Dodò non c'è il passo, il campo è sempre troppo stretto per Dodò, è troppo corto quando gioca o gli è capitato di giocare in quella posizione un po' così di esterno. Quindi ritengo che in questo caso Marchigno avrebbe più chance, anche perché Rudy Garcia è uno che lo vede, cioè uno che gli ha dato anche abbastanza fiducia e spazio. Però io non sono così convinto, e qui chiudo il discorso, che lui passi a un 4-2-3-1. Cioè io ritengo che lui in qualche modo resti 4-3-3, cercando di proporre un attacco, quindi un atteggiamento in fase offensiva diverso rispetto a quello che ha fatto vedere finora. Io non mi sorprenderei, e lo ripeto, lo sto dicendo già da ieri, se a Udine noi dovessimo vedere Florenzi, Borriello e Marchigno nel 4-3-3. Poi in corso d'opera può succedere tutto. Però gli Aici te può pure dire, vabbè, ma se in gioco manco quando si rompe Totti, quando gioco, quando e gioco e Gervinho pronto ad entrare. Ma non è la stessa cosa, però. Credo che la filosofia giusta sia quella di dire io sto qui e gioco quando mo dice allenatore, che poi a lui eroda e tutto quanto, va bene. Però, come posso dire, venerdì scorso si è creata una situazione abbastanza simile, no? Nel senso che ci poteva essere un ballottaggio fra Gervinho e Liece, con Liece che era rimasto, tutta, non mi viene proprio, tutta la settimana è abbondante ad allenarsi a Trigoria e si era allenato bene, mentre l'altro era andato via con la nazionale. La Gervinho si era fatto pure male, quindi stava mezzo, giusto? E in quel caso l'allenatore ha detto, per me il titolare è Gervinho e faccio giocare a Gervinho, ok? Quindi Liece si è arrabbiato e si è visto che si era arrabbiato. Ma poi fa due fatiche, no? Nel senso che se l'allenatore decide una cosa, poi deve essere quella. Se per domenica prossima Garcia riterrà opportuno mettere in campo Borriello e non lui, Marchigno e non lui, Florenzi credo che sia abbastanza indiscutibile, beh, gli Aici se ne deve fare una ragione. E poi eroda, quando erode, lui entra in campo e spacca tutto. Che dite? Ma lo sai che ma quasi convinto, questa cosa di anche perché, scusa, però toccherà guadagnare un sacco Florenzi, di punizioni. Florenzi, là, Borriello, Marchigno è il tridente di Genova, no? Florenzi, Borriello, Marchigno è il tridente di Genova. Quindi già ci abbiamo un precedente in cui lui reputa senza Totti e Gervinho questa è la soluzione alternativa. Già c'è un precedente in teoria. Sì, che non è andato benissimo, no, perlomeno no, per quanto riguarda Marchigno. No. Neanche Borriello devo dire che è andato benissimo. Però io ho la sensazione che Borriello finora sia andato meglio quando è subentrato piuttosto che quando ha cominciato. Ci sono degli esempi che lo possono testimoniare. Però poi qualcuno devi metterli davanti, perché allora fai il discorso. Anche gli Aici, quando l'hai messo dall'inizio, mi riferisco ad esempio a Parma, non è andato bene. Però lì vanno fatte delle scelte. Vanno fatte delle scelte in funzione del complesso di squadra. Allora tu, siccome cambi 2 su 3 in attacco, devi cercare di fare meno danni possibili, non che Garcia faccia danni, nel senso che devi fare meno danni nel cercare di, come posso dire, mantenere all'interno della squadra, soprattutto nella fase offensiva, un certo, non dico equilibrio, ma insomma una certa stabilità
e cercare di mandare in campo giocatori che possano in qualche maniera essere, non dico simili perché quello è impossibile, però a quelli che tu ci hai avuto fino a questo momento e che ti hanno garantito un rendimento da 8 vittorie in 8 partite, capisci? A meno che devi rivoluzionare tutto. Però io l'idea della rivoluzione di Garcia fino a questo momento non l'ho percepita. Mimmo, c'è il break, torniamo, poi parliamo anche delle altre. Parliamo anche delle altre. Le altre chi? Le altre, le altre. Ma perché ci stanno le altre? Ma ne parliamo, ne parliamo. Vediamo. Ferretti. Dica. No, perché siccome qua poi parliamo solo da Roma, noi facciamo la vivisezione. È solo la Roma. Totti si è fatto male, Gervinho domenica non c'è, e poi c'è il record, più vai avanti e più è facile che toppi una partita perché prima o poi la doppa, questa e quell'altra, insomma. Vabbè, che me vuoi dire? No, però dopo la Roma non è che fa un campionato da sola, nel senso che poi dopo si deve confrontare anche con le altre. Le altre che... Problemi delle altre. Le altre come stanno? Perché Mimmo, cioè, cominciamo a fare pure un checkpoint di quello che poi con cui la Roma si deve. Perché magari la Roma da 1 a 10 c'ha problemi, che so, 6, 6 e mezzo, magari altri hanno problemi 8. E quindi questo poi può pesare, no? Perché la Roma magari può sbagliare pure qualche partita, ma magari gli altri devono sbagliare pure più di qualcuna. Insomma, stai apprezzando il mio intervento di ieri quando dicevo che 5 punti è tanta roba, nel senso che la Roma ha messo tra sé e le seconde 5 punti, che significa potersi permettere tante belle cose o anche tante brutte cose, insomma, dall'altra parte della medaglia. Le altre non vanno o non vanno come la Roma. La Juventus, l'abbiamo detto, non aveva mai preso 4 gol con Antonio Conte in panchina. Mi sembra che il Napoli senza Higuaín sia una squadra che, insomma, faccia fatica. Hamsik, che è il capitano della squadra, che è uno che è una bandiera del Napoli, non sta giocando bene. Qualcuno sussurra che questo possa essere anche legato al fatto che Zuniga ha rinnovato a 3,5 più bonus e lui guadagna circa 1,5 milioni meno di Zuniga, e questo che gli faccia un po' rosiere le chicheron. E quindi ci sono delle situazioni che non vanno, e la Roma deve essere brava ad approfittarne, continuando a fare semplicemente quello che ha fatto fino adesso. Ovviamente, anche se il regolamento non lo vieta di vincere tutte le partite, dobbiamo ragionare in termini un po' più concreti, ma la Roma deve continuare a fare la Roma, cioè ad essere una squadra, cercando di avere, oggi non so se avete apprezzato sul prestigioso un pezzetto che ho scritto sul fatto che non esistono più gli 0-0, no? Sì. Tant'è vero che in 80 partite di campionato ci sono stati fino a questo momento soltanto 4-0-0, ed è un dato per certi versi incredibile che va studiato, ma perché sono bravi gli attaccanti, perché fanno ridere i difensori, perché non ci stanno più portieri di una volta, insomma, poi potremmo aprire un dibattito enorme. Però la realtà è che se c'è questa tendenza, e cioè che si segna molto, la cosa più importante, caro David e caro Riccardo, sarà non segnare più degli altri, ma prendere meno gol degli altri, no? A maggior ragione tu dici in questo. Assolutamente, perché nel momento, io faccio questo ragionamento, nel momento in cui tutti segnano, l'importante è non farsi segnare, che sembra un paradosso, però in realtà è così. Allora, il dato veramente stratosferico della Roma, al di là dei 24 punti in 8 partite, che ha una differenza reti di più 21. Cioè, vi rendete conto che cos'è una differenza reti di più 21? Lo scorso anno la Juventus ha vinto lo scudetto segnando gli stessi gol della Roma, identici, solo che la Roma ha preso 32 gol in più della Juve. Mi spiego, Riccardo? Sì. Allora, questo è un campionato veramente che va profilandosi particolare, e io spero anche che ci si possa mettere poi un altro aggettivo vicino, però è un campionato in cui se tu sei riuscito a prendere 5 punti di vantaggio sulle seconde, devi essere molto bravo a non sprecare tutto questo vantaggio, cercando di ragionare partita dopo partita, tenendo conto che comunque hai un vantaggio importante. Ricca, ma ce ne stiamo rendendo conto? Perché noi giochiamo, poi fammi i cocoriti, scherziamo e continueremo a farli fino alla fine, però dobbiamo anche prendere atto che c'è una classifica. Io ti rifaccio la domanda di ieri, magari a 24 di distanza forse hai convinzioni diverse, ma se ci fosse stata al primo posto 5 punti di vantaggio e 8 vittorie di fila un'altra squadra che ne era Roma, tu dicevi che era la squadra favorita per lo scudetto o no? Dicevo che era fuga.
Ah, ecco, invece adesso che dici, figa? No, ah, allora io dico, sì. Ma no, te pare ancora presto? Ma te pare ancora presto? Ci sono troppi test, forse al girone d'andata si può fa un primo bilancio, perché è la Roma in effetti. Perché, allora, diciamo, no, a Roma manca perché l'otto. Tu quindi non credi alla forza di questa squadra? No, io credo alla forza di questa squadra, la mia preoccupazione, ma del mio approcciarmi però proprio è la vita mia che è così, è sempre preoccupata, sempre. Ma tu non devi approcciarti secondo la vita tua in riferimento alla Roma. Le devi approcciare in riferimento alla squadra prima in classifica che ha 24 punti e 5 sulle seconde. Levala che si chiama Roma. Fa questo ragionamento qui. Poi tu dici, ma io non pensavo che la squadra potesse far così bene. Ma io te posso dire, non pensavo nemmeno che il Verona potesse far così bene o la Juventus così male, se vogliamo, no? Si parlava dall'inizio della stagione che il campionato avrebbe avuto due protagonisti, la Juventus e il Napoli. Il Napoli e la Juventus. E si diceva terzo incomodo la Fiorentina. Me lo negate? No, è vero, è vero. Scusa la domanda retorica, ma insomma cerco di fare un po' di dibattito. Così. Ecco, Mimmo, un'altra. Ma devo finire? Ah, scusami. No, ho finito. Si parlava di Juventus e Napoli, la Juventus e la Fiorentina terzo incomodo. Se la Roma poi rappresenta una sorpresa per le altre e forse anche per se stessa, questo non inficia sul fatto che è una squadra che ci sta con tutti i sentimenti, mi spiego? A me non mi interessa. Diciamo con credibilità, ecco. Questa... Esatto, cioè non è che ha rubato niente, ha fatto quello che le altre non sono riuscite a fare e per questo merita la massima attenzione, anche se si chiama Roma, anche se è la squadra del tuo cuore, capito Riccardè? Sì. No, questo è sacrosanto. Mimmo, un altro aspetto che prima stavamo affrontando con Riccardo, con Max, è un po' un mea culpa che facciamo noi, che facciamo comunicazione, perché ci siamo ricordati, allora, lo spunto è stato Garcia qua, Garcia di là, Garcia su, Garcia giù. Io non vorrei che poi diventasse un po' lui l'uomo della provvidenza, Mimmo, perché è vero che sta sorprendendo un po' tutti, dall'altro andando anche tutte oltre le chiacchiere che abbiamo fatto tutti noi espertoni, no? Ma te pare che in francese viene qua, non paga pegno all'ambientamento, cioè, dovrà prima confrontarsi con questo calcio, il calcio francese è diverso. Quante ne abbiamo dette queste cose che sono state tutte, primo, tutte schiantate da quello che sta combinando la Roma di Garcia. Però è pure vero che non può essere, no, che questa è Remmita, che tu più metti là e tutto però quanto. Sono pure i momenti in cui le va tutto bene, no? No, assolutamente, assolutamente sì. Però dico, qualcuno avrà pure scelto Garcia, non solo, ma qualcuno l'ha scelto in un momento in cui tutti quanti, io per primo, mi aspettavo una risposta forte da parte della società, proprio grazie alla scelta dell'allenatore, quando diciamo tutti Hiddink, Mancini, qui ci vuole una risposta forte, i tifosi da Roma si meritano già dall'allenatore di capire che è cambiata l'aria. Quando ha preso Garcia, il sergente Garcia, tutte le battute così, abbiamo detto vabbè, non ci siamo, adesso speriamo che viene dal mercato. Poi il mercato abbiamo visto che invece di comprare si vendeva, soprattutto, e se prendevano i giocatori che magari dicevano per molti non erano all'altezza di quelli che andavano via, tutto quanto è stato smentito. Insomma, anche noi probabilmente dobbiamo riflettere su queste cose, Mimmo, no? Perché... Sì, però fa parte della storia del calcio, fa parte della storia di tutto quello che poi accompagna il calcio. Quante volte si era detto, no? Ti faccio l'esempio contrario, l'ho fatto poco fa, rispetto a quello che hai fatto te, che peraltro è condivisibile, giusto, ma è anche abbastanza, come ti posso dire, scontato, nel senso che quando le cose vanno bene poi sono tutti bravi. Ti dicevo, in estate si parlava soltanto di Juventus e Napoli, perché hai preso Tevez, hai preso Llorente, hai preso Bogbonna, tre grandi acquisti per perfezionare un telaio, no? Che era già forte, lì è andato via Cavani, sì, è andato via Cavani, però ho preso Higuaín, no? Ho preso tanta roba, ho preso il portiere della Spagna, poi in realtà questo fa parte del gioco, l'abilità spesso fa anche rima con fortuna, con buona sorte, no? Nel senso che poi se a te vanno tutte le cose bene sul piano tecnico, sul piano tattico, è evidente che c'è anche una piccola componente di fortuna in tutte le cose. Ti faccio un esempio, tu hai detto una cosa corretta, ma ti ricordo anche che nel momento in cui tu hai preso Garcia, la Roma stava prendendo e aveva di fatto quasi preso un portiere brasiliano che si chiama Rafael, che non è quello del Verona, che mi sembra invece un buon portiere, ma è quello che fa il secondo al Napoli, e a De Sanctis se non ci pensava. Nel momento in cui arriva Garcia e dice io in porta non voglio un ragazzino ma voglio una persona esperta, allora vai su De Sanctis, mi spiego? Sì, sì. Cioè, nel senso che poi la casualità, la fortuna, i colpi di qui, i colpi di là fanno sempre parte di questo mondo, no?
Allora anche Garcia, neanche se l'aspettava lui probabilmente di arrivare in Italia, non ce l'aspettavamo noi, e questo è sicuro al 100.000%, ma probabilmente David non se l'aspettava nemmeno lui. E confermo una cosa, perché già te l'ho chiesta questa e tu mi hai risposto ovviamente sì, non se l'aspettava probabilmente neppure Sabatini, che è quello che l'ha portato a Roma, no? È chiaro che c'è tutto un insieme di cose, per cui quando arrivano i risultati tutto ti sembra più bello, anche magari quello che bello non è. Perché vi faccio una domanda a tutte e due, no? Sì. Allora, Roma 24 punti, 8 partite, 3 per 8, 24, secondo voi è migliorabile? Io rispondo subito, sì. Certo. Certo, quindi vuol dire che non è... La squadra perfetta non esiste. Pronto? La squadra perfetta non esiste. Esatto. E quindi è una squadra che può essere ancora migliorata, magari in alcuni reparti, in alcune posizioni del campo, però adesso riesce ad essere la prima, la più bella, la più forte. Capisci? Quanto è bello il calcio, quando è bello, quando è brutto fa schifo, ma quando è bello è bello. È bello per essere bello. Mimmo, ti guarderai le partite questa sera? Spero di no. Però mi sa di sì, perché dovevi lavorare. Spero di no, però mi sa di sì. Stavo cercando di convincere Galoppini a guardarsi qualche partita. No, no. Non ci cado. Niente, dai. Io, se proprio devo vedermi una partita, mi rivedo Roma Juve Stabia allievi nazionali sul Ferretti, amichevole Roma Frosinone, come no? Voglio rivedere lo sviluppo di nazione, perché l'amico mio mi ha detto. Ma che fai? Come quindi una squadra più forte del mondo, la squadra più forte del mondo a Roma? No, perché voi dopo parlate, ma a primavera 5 partite, 5 vittorie. Ecco, i giovanissimi hanno fatto 6 partite, 6 vittorie, i nazionali allievi 5 partite, 5 vittorie. E che dovete fare? Ho capito, ma perché, scusa, Sai che ci stava bene Riccardì? Cocorito lungo, ma proprio, ma io proprio quasi la dance, Cesare. Mette la mano sul cuore. No, la mano sul cuore, no, dai. Sì, sì, la mano detto che hai fatto davvero, Riccardo. No, sì, la mano destra sul cuore. Sotto al tavolo, sotto al tavolo per supportare, come il supporto del tavolo. Quanto mi manca la vittoria contro il Chelsea in estate? Perché? In che senso? È l'unica partita che abbiamo perso. È vero, questa non è sbagliata come cosa. Voglio rifarmi. È veramente un vecchio bidone di periferia. Rigiochiamo. A proposito dei bidoni, domani è la giornata. Domani è la gran giornata dei bidoni. Facciamo degli auguri poi direttamente. Ah, sì? Particolari, sì. C'è il pitoncino che convola. Tutta la famiglia Pitoni che si porterà. De Pitonis. La famiglia De Pitonis che convola. Vabbè, esatto. Ferretti, noi ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao.